Salve a tutti, sono Ander92345. Prima di iniziare, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, mettere mi piace e attivare la campanellina per le notifiche. E volevo approfittare che in questi giorni ho appena raggiunto 300 iscritti. Vi ringrazio molto per quando l'ho raggiunto. E oggi continuiamo con la carriera dell'allenatore Estetel nella terza divisione inglese. Su FIFA 21 per PlayStation 4. Buona visione del video. Di gara che sta per avere inizio, mettetevi comodi, appassionati di grande calcio, un saluto da Piero Gibarra e Stefano Nava, ovviamente rimanete con noi, non cambiate canale. Emirates FA Cup, protagonista oggi con questo match della fase eliminazione. Mi aspetto un match fantastico, Stefano. Squadra di casa nettamente favorita per il passaggio del turno, poi però nel calcio lo sappiamo bene e i pronostici lasciano il tempo che trovano, alla fine l'unica cosa che conta è il verdetto del campo. Buona l'idea qui. Sventa con un intervento prodigioso il portiere. Grande riflesso qui del portiere. Pallone in mezzo. Collins. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Occhio da lì. 1-0 nel primo quarto d'ora. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziato da queste immagini. Situazione di 2 contro 1 che ha poi permesso di infilare il portiere. È lasciato solo nella circostanza. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Ottima lettura, recuperano il pallone. Perdono qui il possesso di palla. Occhio all'avanzata. Si libera spazio. Aveva diverse opzioni qui. Ha optato per la soluzione di potenza con pessimi risultati. Conclusione violenta ma imprecisa. Palla sul fondo e portiere graziato. Pallone riconquistato dalla squadra avversaria. Può avanzare a spazio. Intervento facile per il portiere. È tutto solo? Vantaggio che comincia a farsi importante, 2 gol da recuperare ora per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile per quanto si è visto finora. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Johnson, puntuale qui il difensore nel recupero.
regalano palla agli avversari. È in zona cross. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Si libera bene qui. Può mettere da lì. Palla ribattuta, ma non è finita. E il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Rivediamo, eccolo il gol. Portiere non esattamente impeccabile, sulla prima conclusione poteva fare meglio. Pronto l'attaccante a piombare sulla respinta. Partita che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo. Prosegue qui dell'avanzata. Da lì può crossare. Il pubblico vuole il tiro. Conclusione da cancellare. Si libera bene, occhio perché è solo. Situazione complicata per la difesa. Palla ancora in gioco. Tiro completamente fuori misura questo. Johnson. Avanza, palla al piede. Si andrà avanti per un altro minuto. Qui a bordo campo tutti pensavano avrebbe concesso qualcosina di più, francamente. La mette sul primo palo. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, punizione severissima, 3-0. Comincia ora il secondo tempo. Prova col lancio lungo. Bravo, salta il difensore. Può far male da lì. E c'è il gol! Palla in rete! Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Ne è venuta fuori una conclusione sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Buona l'idea qui. È tutto solo e il pallone entra ed è gol. Rivediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. È stato quindi un gioco da ragazzi metterla alle spalle del portiere, sfruttando la situazione di 2-1. E con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. Assuma dunque l'azione d'attacco. Gran palla a scavalcare la difesa. Occhio all'imbucata. Attenzione! Attenzione! Rete! La regia ci ripropone l'azione del gol, frutto di questo lancio filtrante che ha tagliato fuori tutta la difesa. Ha finalizzato alla perfezione. È un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Un altro gol dunque e adesso il punteggio è sul 5-1.
i cori, i canti, l'entusiasmo di inizio gara ha lasciato spazio a un silenzio quasi rassegnato adesso, colpa del risultato. Vedere la propria squadra subire in questo modo non è mai facile né bello, specie quando si gioca in casa. Il portiere l'ha toccata, ma non è riuscito a evitare che la palla entrasse. È un gol che mette il punto esclamativo. Allora...